Cari ascoltatori, bentrovati, sono Elena Prizzi e benvenuti alla nuova rubrica di Radio Speranza, Leggere per crescere, dedicata alla promozione della lettura per i bambini. Vi ricordo che la nostra frequenza è 87.6 MHz e aspettiamo i vostri SMS al numero 331 39 89 698. La motivazione che ci spinge a creare questi nuovi appuntamenti è quella di trasmettere e stimolare il piacere di leggere e immergersi nei libri. Leggere al proprio bambino è una delle tante opportunità per trascorrere del tempo insieme a lui, così come può essere cantare, ballare, scherzare, giocare o fare qualunque attività a dimensione appunto del bambino. Ciò che il libro offre in più però è quello di poter parlare di sé e anche di un voi, di uno stare insieme. Non c'è genitore che non sappia leggere, anche se spesso possono venire dubbi o perplessità. Se si è davvero interessati, se si ha voglia di condividere un'esperienza, un momento col proprio figlio, si può leggere con serenità. Ognuno trova la modalità più consona a sé e al proprio bambino. Ciò che conta è quel momento di lettura e tutto ciò che produce. Ritornano in primo piano le emozioni, di cui è sempre importantissimo saper parlare. E grazie ad una lettura potreste ritrovarvi a chiarire voi stessi come adulti dei perché mai affrontati o dei sogni ancora magari da realizzare, che sono proprio i vostri figli a far riaffiorare delle opportunità, dei desideri lasciati un po' nel cassetto. I figli sono dei doni immensi e ci aprono appunto alla vita, a nuovi orizzonti, opportunità, a nuove scelte che vanno assolutamente colte e riprese in considerazione. Un libro va esplorato insieme al vostro bambino o bambina, va toccato, è importantissimo anche il contatto tattile e anche mordicchiato dai più piccoli. Non per nulla la meravigliosa editoria per l'infanzia negli ultimi anni ha sviluppato una grande qualità dei materiali. E per ogni età è possibile trovare moltissime opzioni, dai libri cartonati fino ai preziosissimi albi illustrati, che sono delle vere e proprie opere d'arte. Perché? Perché dietro a questi testi c'è uno studio attento del dettaglio, del posizionamento del testo, delle immagini, delle opzioni come finestre pieghevoli, tattili, delle parole usate, le rime create, i contenuti trattati. Veramente dietro a un libro c'è un lavoro di squadra di professionisti del settore che sanno rendere appunto il testo poi un utilissimo strumento. E tutto questo è una forma di arte, è un pregiato appunto lavoro di esperti curatori del settore libraio. Vi consiglio anche di approfondire la materia, di andare anche online a leggere, vedere quanto lavoro ci sia dietro l'impaginazione di un testo, di un libro. Ma come orientarsi nel mondo dei libri per l'infanzia e quali testi scegliere? E non è sempre facile. Per fortuna, da 22 anni esiste il programma di promozione alla lettura condivisa in famiglia, che si chiama Nati per Leggere. Questo programma è sostenuto dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino. Tutte queste associazioni di pregio evidenziano appunto l'utilità e il benessere che la lettura ai bambini suscita nel fanciullo, ma dei benefici anche di cui gode poi tutta la famiglia. Sono tantissime le iniziative promosse da questo programma nazionale e le opportunità vengono promosse su tutto il territorio nazionale, anche in questo regionale abruzzese. È importante conoscere e riscoprire sia le librerie che le biblioteche. Perché? Perché entrambe godono di spazi appositi per i bambini ed è molto stimolante osservare i più piccoli con dei libri accanto.
Se accompagnate o avete modo di portare i vostri bambini spesso in libreria, e vedrete come impareranno a prendere confidenza, a orientarsi tra gli argomenti, a riconoscere anche certi autori, alcune case editrici, a cogliere le differenze, a percepire le varie qualità e a scegliere una tipologia che più li appassiona. I libri di qualità sono ricchi di spunti, di aperture verso il mondo quotidiano o immaginifico, ed è per questo che sono così importanti per lo sviluppo del bambino. Aiutate il fanciullo ad osservare con calma il libro, in tutte le sue parti, facendogli dimenticare, almeno per un po' si spera, la frenesia degli schermi dove tutto scorre rapidamente, senza ricordo e neanche pace, no? Perché come sappiamo tutti questi apparati tecnologici, seppure nella loro bellezza, però sicuramente non aiutano alla riflessione, all'osservazione, allo sviluppo anche mnemonico delle cose, perché tanto c'è sempre il sussidio tecnologico, quindi che importanza ha ricordare. Tutto questo invece il libro lo fa, ci aiuta a sviluppare il nostro cervello, ci aiuta a osservare, a saper guardare, a cogliere le sfumature. E dunque aiuta il bambino a sapersi orientare anche nella società, a saper guardare attorno a sé. Non è un dettaglio, soprattutto sviluppare il senso critico, fondamentale per saper discernere ciò che è bene, ciò che è male, ciò che ha un senso, che ha un valore, ciò che invece non deve essere seguito. Leggere con i vostri figli come vi viene in modo più naturale è il gesto di amore migliore che possiate fare, perché nessuno deve essere né un attore né deve fare corsi particolari. Quello che è importante è offrire la vostra voce per raccontare un mondo, per condividerlo con i bambini e vi raccontare, parlare di tante emozioni, di quello che succede. Quando si legge, è bene collegare i fatti che scorrono tra le pagine con quelli della vita reale dei bambini, perché facendoli leggere, facendoli immergere in quello che succede nel racconto, e i bambini spesso possono sentire quelle storie, la loro storia, quegli episodi raccontati, quelli da loro vissuti, e possono così trovare delle risposte o sentirsi simili ai loro coetanei, simili a tanti altri bambini, dunque trovare anche conforto, trovare uno spiraglio, una visione, ecco, un sentirsi sereni, perché certe cose succedono, capitano a tutti, è giusto che sia così. E tra l'altro, se anche i bambini più piccoli desiderano leggere innumerevoli volte le stesse storie, anche se magari a noi adulti può sembrare un po' barboso o ripetitivo, in realtà il motivo è perché in quelle storie trovano qualcosa, delle risposte, delle paure da affrontare, delle emozioni che devono ancora capire, delle opportunità per comprendere meglio. Quindi le richieste vanno sempre assecondate, perché nella lettura il bambino scopre se stesso, scopre il mondo esteriore, esterno. Proprio in tal senso i libri offrono un preziosissimo aiuto per noi genitori per educare e trattare innumerevoli argomenti. Il condividere tematiche forti, complesso, che semplicemente ci colgono impreparati, il libro ci aiuta, perché spesso noi non sappiamo trovare le parole giuste, le modalità per introdurre argomenti complessi, da quelli più semplici, come possono essere i momenti di passaggio, o a quelli più articolati. Ecco, i testi ci aiutano, ci consegnano proprio le parole giuste e ci aiutano, tramite le storie lette, a ridimensionare anche le questioni da trattare, come possono essere ad esempio la gelosia tra fratellini, il distacco che può essere anche da un familiare, oppure il distacco da un oggetto di conforto come il ciuccio, o dal pannolino, o da altre fasi di passaggio che richiedono un distacco, appunto. Le crescite, i momenti di nuovi inizi sono sempre situazioni che creano
il bisogno di saperne parlare, di far percepire appunto come queste situazioni normali del crescere siano da prendere con gioia, perché la vita deve essere vissuta con un approccio di curiosità, di gioia. Le situazioni inaspettate spesso possono essere spiegate tramite una lettura che racconti come la vita possa presentare anche delle sorprese. Leggere i libri, anche in questo caso, vi aiuterà a rafforzare il legame con i vostri figli, che ricorderanno le storie, le situazioni in cui sono state lette certe storie, certi racconti, e magari ricorderanno anche le nostre difficoltà nell'affrontare certe tematiche. Ma tutto questo servirà e serve al momento della lettura per sorridere, per sdrammatizzare, per ridimensionare e guardare sempre con gioia la vita, al passare del tempo. In tal senso ricordo quanto già ci siamo detti nel precedente incontro, che il tempo nei libri per i bambini è sempre il tempo della speranza, della bellezza che continua nonostante tutto. Quindi leggere aiuta anche a rasserenare l'animo dei più piccoli, ma anche di noi adulti, e darci sempre quel raggio di sole, quel spiraglio, quella speranza che tutto si può affrontare e che la vita prosegue. Vi presento quindi, in tal senso, per quanto riguarda appunto la capacità dei testi di affrontare delle tematiche a volte complesse da affrontare con i bambini, perché magari noi adulti vorremmo fare dei discorsi complessi, articolati, usando dei termini o troppe parole che il bambino poi neanche riesce a seguire, come un bel racconto come può essere la simpatica storia Il litigio, scritto da Claude Bouillon e edito da Babalibri, come affronti appunto la questione del litigio. Prima di leggere la storia di oggi, ci lasciamo con una breve pausa musicale. Quindi alla lettura della storia Il litigio di Claude Bouillon, edito Babalibri. C'erano una volta due tane. In una viveva il signor Bruno, un coniglio marrone. In quella vicina abitava il signor Bigio, un coniglio grigio. All'inizio i due vicini andavano molto d'accordo e di mattina si salutavano con cortesia. «Buongiorno, signor Bruno!» diceva il coniglio grigio. «Bella giornata oggi, signor Bigio», rispondeva il coniglio marrone. Un bel giorno però, o piuttosto un brutto giorno, il loro rapporto di buon vicinato andò a rotoli. Il signor Bruno si arrabbiò. «Che sporcaccione quel Bigio! Tocca sempre a me raccogliere la sua immondizia! È una vergogna!» Poi riprese
prese a lamentarsi il signor Bigio. «Ehi, ma dove hai la testa? Abbassa quella radio! Non riesco nemmeno a sentirmi sgranocchiare le carote!» Ogni giorno nascevano nuovi litigi. «Ma tu guarda quei panni stesi, che orrore! Levali subito, Bigio! Mi nascondono il paesaggio!» «D'accordo, signor Bruno, va bene! Tu allora beccati il mio sapone, così forse ti lavi! Puzzi!» Alla fine il signor Bruno prese una decisione. «Questo muro mi separerà per sempre da quel brutto muso», esultò. «Addio, signor Bigio!» Ma il signor Bigio non la prese bene. Montò su tutte le furie e ridusse il muro in polvere così sottile che il vento se la portò via. Naturalmente seguì un furioso litigio. «Bandito distruttore!» urlò il signor Bruno. «Ladro di spazio!» replicò il signor Bigio. Scoppiò una zuffa. «Beccati questo pugno!» diceva uno. «E tu prendi questo!» diceva l'altro. «Attento al mio sinistro!» minacciava Bigio. «Occhio al mio destro!» ribatteva Bruno. E in quel mentre ecco sopraggiungere una volpe affamata. «Guarda un po' quei due bocconcini che fanno a botte!» si disse. «La caccia sarà facile!» Spiccò un balzo. Per fortuna i due conigli se ne accorsero in tempo. Subito si tuffarono in una delle due tane per sfuggire ai denti della volpe. «Calma, non è ancora finita!» brontolò la volpe infilando la zampa nella tana. «Ne acchiapperò uno a caso!» aggiunse la volpe. «Tanto marroni o grigi, i conigli hanno tutti lo stesso sapore!» Mentre la volpe frugava la cieca nella tana, i due conigli unirono le forze e scavarono una galleria che portava alla tana vicina. Così, mentre la volpe si arrabbiava perché non riusciva a catturare un bel niente, Bigio e Bruno saltarono fuori dalla tana che avevano raggiunto con tanta fatica. Quando la volpe terminò la sua caccia con un misero pugno di terra tra le zampe, i due conigli erano già molto lontani. Da quel giorno il signor Bruno e il signor Bigio sono di nuovo amici. Non bisticciano quasi più, solo quando è proprio indispensabile. Hanno mantenuto la galleria tra le due tane, così possono farsi visita anche quando piove e, se serve, litigare senza bagnarsi. Il tema del litigio è molto intenso, soprattutto perché lo viviamo, ahimè, tutti, grandi e piccini. Anzi, proprio noi adulti spesso lo insegniamo vergognosamente ai bambini. Come uscire quindi da questa impasse? Proprio con una bella storia che ci ricorda come ci si lamenti di sciocchezze, di quanti futili pretesti rovinino dei rapporti, ma che davanti a delle sfide, delle prove che ognuno di noi può affrontare, proprio in quelle persone offese o attaccate troviamo reciprocamente la nostra salvezza. Questo testo offre numerose chiavi di lettura che ciascuno di noi può adattare alle proprie situazioni. Pensate a fine giornata come sia utile magari darsi la buonanotte in famiglia pensando a come superare un litigio, a come chiedere scusa, a come guardare sempre con speranza e positività alla vita. Inviateci i vostri sms al 331 39 89 69 8. Diteci quali tematiche vorreste affrontare e troveremo insieme il modo per parlare di tante situazioni. L'importante è restare sintonizzati con il cuore e su Radio Speranza. Grazie per l'ascolto.